Ed eccoci tornati sulle fonti TV e allora, un bel approfondimento su un settore in particolare della nostra economia, lo facciamo spesso, parliamo con le persone di riferimento, al di là di capire come stanno andando i mercati e che cosa sta succedendo, soprattutto in questa ultima parte dell'anno, è un anno che insomma per tante situazioni non è stato particolarmente brillante e soprattutto per le imprese non è stato solo il 2022, un anno poco brillante, ma anche i due precedenti, perché se vogliamo agganciarli, ovviamente abbiamo il 2020 caratterizzato dal Covid che ha bloccato tutto e poi anche il 2021 che avrebbe dovuto essere l'anno della ripresa e della ripartenza, ma che poi ha fatto subito intravedere questo fantasma dell'inflazione che certo fino a un certo momento è stato controllato, ma che poi è esploso in tutta la sua interezza con l'inizio del 2022, il conflitto Russia-Ucraina. E ovviamente oggi parliamo di inflazione record e forse non abbiamo neanche raggiunto il picco, non si sa ancora, si sta valutando, però in Italia siamo oltre l'11% e si attendono naturalmente così come in Europa peraltro, e si attendono naturalmente le mosse delle banche centrali. Parliamo di artigiani, un settore tra crisi e opportunità. Questo è un po' il titolo anche di buon auspicio che vogliamo inserire nel nostro approfondimento. E saluto Marco Accornero, segretario generale Unione Artigiani. Marco, come sempre, è un piacere ritrovarti. Buongiorno. Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Allora, intanto ho detto bene, sono praticamente 3 anni, no? Un po' di sofferenza con alti e bassi. Ma è una stagione strana, stagione intesa stagione economica. Certamente il 2020 è stato drammatico con un crollo del PIL, un crollo della domanda e con un accesso massivo alla cassa integrazione e anche con diverse imprese che non ce l'hanno fatta. Poi dal 2021 e anche 2022 si è assistito a un rimbalzo forte. Per fortuna la ripresa è stata a V e non a U come si poteva temere, nel senso che tra il 2021 e il 2022, che si sta concludendo, stiamo sostanzialmente tornando ai livelli del 2019, quindi Sì. una ripresa forte, sempre considerando che stiamo tornando ai livelli del 2019, come se in 3 anni ci fossimo scesi e risaliti per tornare allo stesso piano Ma che. infatti Marco è questo, no, il punto, perché è vero, il 2021 è stato l'anno della ripresa e abbiamo visto il rimbalzo di cui parlavi tu, che però doveva recuperare ciò che era stato perso nel 2020. Tu hai ricordato che molte imprese non ce l'hanno fatta, questo è un dato. Possiamo ricordare quante imprese hanno chiuso a causa del Covid, anche a livello generale, non necessariamente. Tutti i settori, non solo il settore dell'artigianato, circa 100.000 imprese hanno dovuto micro e piccole Ecco. cessare l'attività. Tra Ecco. il 2021 e il 2022, ripeto, abbiamo probabilmente quest'anno, al 31-12 di quest'anno, colmeremo il recupero, quindi il passo del gambero, due passi indietro e due passi avanti per ritrovarsi nella stessa posizione iniziale. C'era ottimismo perché, diciamo, questo slancio proseguisse anche nel 2023, invece, come dicevi giustamente te, è arrivata nel corso di quest'anno una frenata. Quindi stiamo un po' viaggiando con l'inerzia acquisita nel 2021 e nell'inizio del 2022, ma si vede il treno che sta rallentando a causa dei noti fattori, il caro Sì. energia, il caro materie prime e anche questa inflazione da costi che quindi sta frenando i consumi e quindi le famiglie sono costrette a rinunciare o a ridurre a dei consumi. E quindi questa inflazione da costi sta portando anche a una riduzione della domanda. E noi temiamo molto che nel 2023 appunto il treno si fermi, il treno intesa come metafora dell'economia, si fermi un'altra volta,
e entriamo in un periodo di recessione che speriamo che non sia né lungo né pesante E in no, termini. certo, peraltro Marco, questo andamento un po' un divago, no? Sia dei mercati ma anche dell'economia, perché insomma è la stessa cosa, crea un po' di smarrimento anche, no? Perché insomma poi anche le imprese che sono costrette a subire questo, in questo caso, visto che stiamo parlando di ciò che sta accadendo quest'anno, questo rialzo dei prezzi, non sanno come andrà domani, cioè non si riesce magari per tanti motivi a fare dei progetti a lungo termine. Ne sappiamo molto bene quanto e come per le imprese sia importante riuscire a programmare, no, l'attività. Hai perfettamente ragione, le imprese devono vivere di certezze, o meglio, gli imprenditori devono avere certezze del quadro sia normativo che economico e anche di pianificazione fiscale. E quindi le incertezze che peraltro sono connaturate all'attività economica, più incertezze abbiamo e più incognite abbiamo, più gli imprenditori, come ogni essere umano, tende a tirare i remi in barca, come si suol dire, a rinviare investimenti che non si sa se avranno un ritorno economico adeguato e a evitare di fare progetti per il futuro e giocare un po', come si suol dire, in difesa, in attesa di tempi migliori. E Certo. questo fa che aggravare in una sorta di circolo vizioso la crisi, perché lo sviluppo economico è sempre legato a nuovi investimenti, a nuove idee imprenditoriali da parte appunto degli imprenditori. Marco, Questo parliamo crea anche, sì, adesso guarda, sì, dimmi. questo. Certo, no, guarda, non è un discorso interrotto, anzi, prosegue parlando proprio della manovra 2023. Altro titolo, ti chiedo cosa ne pensi. Ovviamente, nella manovra sapevamo tutti che sarebbero state inserite prima le questioni emergenziali, però riguardano direttamente le imprese, perché parliamo del caro energia, soprattutto comunque delle bollette e del rialzo dei prezzi a cui abbiamo assistito. Cosa ne pensi? Insomma, un tuo commento su almeno ciò che sta circolando, poi adesso dovrà essere tutto confermato, però si poteva fare di più. Che cosa chiedono gli artigiani? Insomma, questo vogliamo sapere da te. Ma da un lato gli spazi di finanza pubblica in un paese molto indebitato qual è l'Italia sono limitati. Questi spazi sono stati utilizzati per l'intervento sul caro energia, peraltro marginale, nel senso che non certamente si consentiranno di avere gli stessi costi energetici dell'esplosione dei prezzi, e per il resto ci sono da un lato delle iniziative simbolo, quali quella della flat tax, ma in misura così simbolica, perché la platea si amplierà di poco, e dall'altro c'è questa cosiddetta pace fiscale che ne dobbiamo ancora comprendere totalmente i contenuti. Certamente è un provvedimento ad ampio raggio che porterà molte imprese a sanare la propria posizione, imprese oberate magari da sanzioni ed interessi che vengono azzerati o praticamente ridotti, e questo vorrei anche sottolineare che nella maggior parte dei casi l'imposta in tutto o in parte verrà comunque versata, quindi non è un vero e proprio condono. Noi ci aspettiamo o ci aspetteremmo delle riforme anche a costo zero, che certamente toccano gli interessi Ecco, anche. guarda, visto che mi stai raccontando cosa vi aspettereste, andiamo con il terzo titolo. Te l'avrei chiesto, che poi te l'ho chiesto già anche prima. Qual è la vostra ricetta anticrisi? No? Io ho messo più risorse e infrastrutture, ovviamente dobbiamo capire come fare in questo momento a far quadrare tutti i conti, però insomma, voi cosa vi aspettereste? Di questo parliamo. Ma ovvio che gli interventi di carattere economico sono i più diretti, i più immediati e i più apprezzati. Questo Paese, e tra l'altro in gran parte sono legate anche
ai fondi del PNRR, ha bisogno di ampie riforme che consentano di liberare le energie, quindi economiche e imprenditoriali, di cui questo paese peraltro dispone in abbondanza. Quindi abbiamo bisogno di riforme riguardo alla burocrazia, l'efficienza della pubblica amministrazione, la liberalizzazione dei servizi pubblici, in maniera tale di poter contare su una macchina, su ciò che non riguarda l'impresa, tutto ciò che ruota attorno all'impresa, che sia efficiente e quantomeno paragonabile ai migliori standard europei. E poi anche un intervento di semplificazione e liberalizzazione per quanto riguarda il mercato del lavoro. In questo senso, benché abbia sortito molte critiche, siamo favorevoli e siamo in una direzione che apprezziamo, quella della reintroduzione dei voucher, che consente di portare alla luce e anche di ampliare quella platea dei piccoli lavori che peraltro consentono alle persone, anche in giovane età, di conseguire un reddito, seppur non di grandi dimensioni, come avviene in tutti i paesi con cui confiniamo. Certo. Anche la Germania, i mini job sono lavori magari non continuativi e non stabili, ma che riguardano persone che hanno anche voglia, pensiamo agli studenti, alle casalinghe o a persone che non possono dedicare a tempo pieno la propria attività, all'attività lavorativa, dedicarsi interamente a un'attività lavorativa, che attraverso i voucher possono avere una fonte di reddito trasparente, tassata, assicurata, e dall'altro dare la possibilità alle imprese, specie nelle punte di lavoro, di poter avere persone a disposizione. Un incrocio Certo. domanda offerta perfetto dal nostro punto di vista. Ok, Marco, quindi insomma aspettiamo di vedere anche come si conclude quest'anno. Cosa vi aspettate dal 2023, quindi proprio in chiusura? C'è stata un'interruzione? Non ti preoccupare, allora, vi aspettate proprio un flash prima di salutarti dal 2023? Economici, oltre agli aspetti economici, è sempre fondamentale, ma riforme strutturali che consentano alle imprese di concentrarsi e di svilupparsi liberamente. Non è possibile che per mettere un pannello fotovoltaico su un tetto debbo svolgere pratiche estenuanti e che magari interessino anche la sovrintendenza, oltre al comune. Assolutamente, assolutamente. Insomma, la famosa burocrazia che blocca tutto e quindi poi alla fine è vero che adesso c'è l'emergenza, la crisi, però gli interventi strutturali si attendono da tempo, anche quando effettivamente la crisi non c'era, no Marco? Quindi insomma ci nascondiamo spesso dietro questa crisi per Quando va interventi. bene ci si pensa, quando va male non è il momento di farlo, Esatto, quindi esatto, c'è esatto. un giorno che non viene mai, insomma. Speriamo, incrociamo le dita, dai, facciamo così, mettiamolo come desiderio sotto l'albero di Natale quest'anno. Grazie a Marco Accornero, segretario Unione Artigiani, a presto sulle fonti TV, buona giornata.